Buongiorno e buona domenica. Oh cazzo, qua, Buongiorno ecco. e buona domenica. Avevo lasciato nell'altro. No, vabbè, qua togliamo perché sennò. Ok, ci siamo. No, comunque, vabbè, è stato anche fatto anche da prova audio. Come sempre, un saluto alla YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora. Si continua su Demon Souls. Una buona domenica mattina a tutti. Una buona domenica al buon signorino qua. Una buona domenica alla Maiden. E via. E io non ricordo. Come al solito, comunque, saluti vanno a chi. Attivo qua fixo. Sistemo la Dezon. Saluti vanno a chi supporta sta caciara da fuori, da dentro Twitch, da dove si può. Fa sempre piacere. E, tornando a noi, io perché non ho le erbe crescenti che avevo shoppato nella scorsa parte? Shoppami, dammi quello che hai. Ah, non. Ah, avevo. Oddio. Tutte. Le avevo prese? Quante? Qualcuno l'avevo presa, sì. 15 facciamo, dai. Facciamo 15 per la scienza. Scorsa live è stata difficoltosa. Però alla fine. Qua devo modificare un attimino i tags, mi sa. Tolgo questo. Tolgo questo. Tolgo questo. Ogni volta me lo scordo. Lo sistemo ora, così almeno siamo free. Allora, ok. Perfetto. Ci siamo? Ci dovremmo stare. Yes. Allora, scorsa parte stavo dicendo è stata difficoltosa, ma relativamente, perché comunque sono stati fatti dei progressi, voglio dire, è stata finita la cripta delle tempeste. Abbiamo finito il tunnel di Stompfang. Quindi, alla fine, un po' di difficoltà. Siamo andati avanti. Ora, io spero che con l'audio sia ok. Il mio dubbio. Vorresti una lezione di magia? Cosa mi puoi dare? Incanta, scherzo maligno, mantello, Capisco, protezione. ricordati di Nah. questo. Ma io dico, ma con questi animi non posso livellare, mi stai dicendo? Toccare. Toccare, Amare, tocco tutto. No, intendevo. no, non posso. Vabbè. Attendi, sono qui. Andiamo all'Atria. Andiamo all'Atria. La facciamo di merda. Va bene. Dov'è l'Atria? Dove sta? Oh, Madonna. Torre di Latria. Prigione delle speranze. L'Atria. Terra della regina della terra d'Avorio. Della torre d'Avorio, la fessa. Un vecchio pieno di rancore. Assassinò la regina e gettò in prigione i nobili sopravvissuti, ora vittime di guardie disumane. Soltanto i lamenti dei prigionieri sfuggono a quel carcere. Buono. Un posto tranquillo. Ah, tra l'altro. C'era Patches! L'ho visto ora! C'era Patches! Dopo avremmo a che fare anche con lui. Ah, che posto di merda! La torre di Latria. Meraviglia! Piena di celle. È solo celle Latria, praticamente. È una prigione. Aia. Allora, adesso sarà fondamentale capire se la spaccaossa del drago vale la pena in questa situazione usarla oppure no, non si apre. Perché è un'arma veramente particolare. Non semplice da usare perché pesantuccia. Voglio capire se. Che ho fatto? Ah, ho ammazzato. Scusate. Voglio capire se vale la pena usarla. Ad una mano. Merda, gli Cthulhu! Mo, fermi! Ridono loro, i ragazzi. Felici. Non si apre.
Cthulhu? Dove stai? T'avevo visto, eh? Anima di soldato famoso. Eccole. Stanno messe a cazzo di un po' di cane. Ste chiavi! Mi fa piacere, guarda. Mi fa davvero piacere, amico. Guarda quanto è insistente. Gli incubi ho con questi stronzi. No! Posso? Ok, devo dire che l'attacco in corsa è molto performante. Le chiavi che ho preso credo siano del terzo, c'è scritto terzo piano? Può essere? Può essere? Possibile? Oh, quanto sono brutti. Ancora sta tutto twitchando, sta ok. Tutto che shakerava. Ehi, chi è? Stiamo a calmi. Macchie di sangue, quindi c'è scoppiata gente qui. Al solito modi molto particolari di lasciarci le penne, però vabbè. Qua roba. Pietra Mercurio. Ok. Ai. Occhio. E là, lo sapevo io. Per questo dicevo occhio. No. Ok. Spezia stagionata. Questo per me è ok. Perché praticamente il ripristino degli incantesimi, degli incantesimi, il mana, ecco. Quindi sì, scheggia di Pietro Mercurio. Nel frattempo c'è un canto in sottofondo aulico. Salve, com'è? La vedo un po' perplesso. Scusa. Chi è? Ah, ok, queste. Apri. Ah! No? Secondo te no? Ma devo colpire la catencina. Merda. Ah, ok. Scusami. Acqua brillante. Che cosa faceva l'acqua brillante? Boh, non ricordo. Altri disperati. Magari colpiamoli. Scusami. Chiara, vabbè, questa. Iniziando con il nobile, già ce l'avevamo in saccoccia. Ehi, 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 ehi. Vai via. Ok. Spezia fresca. Allora, è importantissima un'esplorazione corretta della Torre di Latria. Perché non si vede più o meno. Ecco, infatti, i mazzi di chiavi sono messi in un modo un po' invisibile, mettiamola così. Maiale, mi sono cacato addosso, va bene. Mi hai fatto cacare sotto. Giusto. Giusto così. Qua, altre celle. Scheggia di Pietro Mercurio. Ok. Qui. Anima di soldato famoso. Allora, io penso che questa chiave possa aprire. L'altra. Oddio. Ok. L'altra porta che c'è là sotto, no? Del tipo. Qui come va? Ok. Io non ho capito per quale motivo. Forse l'avevo già detto l'altra volta. Twitch ha questa abitudine nell'oscurire, no? Quello che sto giocando non ha realmente quello che vedo su Twitch a livello di colori, giusto? A livello di colorazione. Quindi, boh, ma questa forma di esportazione va un attimino ad abbassare la co.
La colorazione supera la capacità? Che senso? Tu mi stai dicendo che non posso? E togliamo un po' di roba, qual è il problema? Ma mi avevi detto prima un'altra cosa, però va bene. Mi era stata detta un'altra roba, mandiamo via questa, via questa. Vabbè, l'arco bianco, via. Via. Ora lo puoi prendere, no? Ah, ok, la roba del mago, per una seconda volta. Non si sa mai. Perdo quella. Dovesse mai capitare. Dai, stiamo calmi tutti quanti. Ok. Andiamo di qua. Continuo più che altro a pensare. E là esplodono cose. Ok, ehi. Stai calmo. Oh, aiuto. Fammi uscire di qui. Anima di risconosciuto. Questi qua. Ok. Pietra degli occhi effimeri. E là. Ok. Contiene Loto del nobile. Ok, messo come se fosse, non lo so, l'arma più forte. Nascosto come se fosse l'arma più forte del gioco. Loto del nobile. Va bene. Giusto. Ah! Salve! Foto di famiglia? Non si apre. Tra l'altro loro tranquillissimi. In ogni caso. Qua mazzi di chiavi? No. Ok. Qua c'è gente. Aia! Ok. Wow! Amico! Mamma mia la stamina che richiede la spacca ossa. Il colpo me l'hai dovuto dare. Ne guarda sto... Guarda sto disgraziato! Ok. Allora. Spezia fresca, ok. Dentro ai vasi, come siete? Comodi? Ancora più comodi ora. Siete liberi. Allora. Dimmi, avvicino questa cazzo de... Ok, in modo da... Perfetto. Avvicino questo. Ok. Allora. Aia. Qui il trappolozzo lo sento che c'è. Ah, questo è il set del ladro. Aiuto. Anime del sconosciuto. E te pareva avvelenato. Oh madonne. No, brutta, brutta questa trappolozza malefica. Allora aspetta, 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 aspetta. Avvelenato. No, non ti risicare. Madonna, mi stava devastando il veleno. Mi stava devastando lentamente. Cioè, Dio, non manco troppo lentamente ad un certo punto. Due di spezia fresca. Ok. Le chiavi. Perfetto. Celle P4. Ok, piano 4. Quarto piano. Piano 4. Oh, Lord. No.
No, ok. Quindi dovrei poter aprire tutte le celle che ci sono in questo piano. In questo caso. I suppose. No, questa si apre, sì, ma aspetta, facciamo con un minimo di logica, andiamo. Voi, ecco, liberi! Stiamo calmi, che cazzo volete? Ti è? Ti è? Ti è? Ok. Che poi mi stavano anche ringraziando a modo loro, effettivamente, perché mi stavano quasi venerando. Però vabbè. Artigli. Loto del nobile. Anima di re sconosciuto. Pugnale segreto. Pugnale segreto. Quanto segreto? Per averlo trovato. Non troppo. Andiamo qua. Mi sa che realmente le celle qui sono finite, quindi direi di continuare per di qua. Questa è finta, è finta. Questa però è verissima. Oh merda. Nei sentimenti. Ok. Spezia fresca 2. Spezia fresca 3. Ora attenzione perché questi si nascondono dietro ogni merdaccia, eccolo. Però che se li prendiamo così mi va più che bene. Ehi là! Cantavi tu, beh? C'è nessuno che rompe, giusto? Non sembra. Siete ancora intatto, vero? Da dove venite? Perdonate la mia curiosità. Magari potrebbe interessarvi la mia collezione. Ho conosciuto giorni migliori. Una volta ero moglie di un nobile e ho conservato qualche bell'oggetto. Nobile vedova. Prima c'erano molti altri intrappolati qui, ma impazzirono e si avventurarono di sopra di loro volontà. La redenzione non esiste affatto. La regina bandì quel vecchio depravato dal regno. Egli ritornò con strane vesti dorate e una schiera di demoni. Saccheggiarono la grande Latria, terra degli eruditi, e ci rinchiusero in questa prigione. Da allora si nutrono delle nostre anime, ripetendoci che se andiamo di sopra ci sarà concessa la redenzione. Si è visto che hai vissuto momenti migliori. Mi dovete estremamente perdonare, ma lo stomaco sta chiamando. Quindi 5 minuti, anche meno, perché tendenzialmente per come mi sta chiamando, credo sia una cosa molto rapida. Cacca time. Scusate, arrivo. A dopo.
Ah, rieccomi. Ok. Ragazzi, quando colpisce il succo di frutta alla pera, c'è niente da fare. Non hai più nulla da dire? La verità. La dea della casa può morire, ma mai a lungo. Siamo intrappolati qui sotto per sempre. Ma mai a lungo. La redenzione non esiste affatto. Ripetendoci che se andiamo di sopra ci sarà concessa la redenzione. La dea della chiesa siamo. Ok, che vendi, cara? Comunque si vede che ne ha passate di non troppo buone, mettiamola così. Bifette la luna. Ah, ok. Cazzi! Ah, questo è quello delle anime. 50.000. Ma stai seria, stai fresca. Non c'è problema. Ah, silenzio nobile. 50.000 anime. Porca Eva. Anime di re famoso, occio. Qua c'è gente morta in tanti modi. Non perdiamo il ritmo, non vorrei che questo momento cacca possa avermi fatto perdere la quadratura un attimo della situation, ma non credo. Qua gente. Ok, olla, olla! No, vedi, questa cosa è terribile. Non ci dovete provare. Tu? Che fa, mi guardi? Ascolta, adesso non è che mo' prendete a colpi di stuzzicadenti in questa maniera. Stiamo calmi. Loto ha ricominciato comunque a cantare. L'oggetto supera la capacità. Ho troppe robe. Comunque, troppe robe che magari. Ecco, tipo queste. Oppure. Queste. La trementina può andare. Lanza bianchiccia può andare. Il coltello può andare. I kunai possono andare. Bomba può andare. Moreta può restare. Moreta. Moneta può restare. E basta, va bene così. Stocco lungo. Quanto lungo? Andiamo di qua. Ok, allora. Altre celle piene di disperazione. Aia, qui c'è un altro di quei trappolozzi, beh. Ok, tu ok. Anima di eroe sconosciuto. Oh no! Sapevo io. Lo sapevo io. Che tra questi si nascondeva un altro di sti stronzi. Madonna, il veleno sempre. Porca miseria, ma non è possibile. Che cos'è devastante? Stiamo calmi. Ora mi caca addosso sempre. Anima di eroe. Ok. Anello della magia facile. Quanto facile. E questo? Cosa fa l'anello della magia facile? Ah, rafforza incantesimi, indebolisce difesa da magia. Beh, male non sarebbe, però considerando sempre la situazione a livello di vita, che è veramente bassa in forma d'anima. Devo tenere questo per ora. Pochi cazzi. Qua che abbiamo? Spezia stagionata. Altre chiavi. Cioè altre celle, non altre chiavi. Ok. Cos'hai tu? Vabbè, loto, questi fanno comodo in questa zona, effettivamente. Qui non credo ci sia nulla.
No. Ok. Ehi là! Freak, dico bene? Oh, siete forse umano? Insomma. Io sono Freak. Freak. Intrappolato qui da lungo tempo. Forse potreste aiutarmi a uscire di qui. Sono un saggio. In cambio potrei prestarvi i miei poteri. Oh, fate attenzione a quelle guardie con la testa a tentacoli. No, volevo continuare a parlare. Forse potreste aiutarmi. Non hai più nulla da dire, va bene. Liberarlo non sarebbe male, considerando la potenza dei suoi incantesimi. Vabbè, molto, molto, molto comodo. Quello sì. Ok. Allora. Ok, primo piano, quindi... ci siamo. Questa dove porta? La nebbia? Aspettate, balestra pesante, quadrello. Ok, un attimo, andiamo con calma. Andiamo con calma. Qui? Non si apre, va bene. Ah, perché mi sembra che alcune di queste porte si aprono con la tendenza bianco puro. Vorrei dire una cazzata. Occhio a quello comunque. Non vorrei dire una cazzata. Mamma mia, no. Ok. Ma fino a quando i colpi non si incastrano nella parete, va benissimo così. Non si apre. Continuiamo di qua. Allora. Qua penso sia tutto più o meno chiuso. Ehi là. Beh, siete uno di quelli sani. Vero? Mi chiamo Rydell. Rydell. Prego, liberatemi da questa cella. Non ho molto tempo. Devo recuperare un oggetto dal mio cadavere. Ma se sei morto? Come potete vedere, di me non è rimasto altro che l'anima. E si vede, sì. Il mio corpo giace in un'altra cella. Immagino ormai sia preda dei vermi. Non mi importa delle mie spoglie mortali, ma addosso portavo un ricordo della mia defunta moglie. Presto svanirò nell'aldilà. Quando accadrà, vorrei avere con me il ricordo della mia amata. Non voglio aprire, voglio parlare. Al letto del re. Aveva la chiave di questa cella. Quel porco schifoso. Quel porco. Maiale. Marrani. Taglie. Come potete vedere. Vabbè, qua ripeti, ok. Quindi dobbiamo trovare la chiave anche per liberare Rydell. Lord Rydell. Che realmente è una roba opzionale, però. Però. Aiutatemi! Disperato. No, vabbè, si deve risalire a questo punto. Quindi... no, si deve scendere. Altro che risalire. Scendere, scendere, scendere. Scendiamo. Sempre di più in questo... porca miseria, mi sono cagato addosso. Incubo, ok. Dove siamo? Ah, c'era quell'incubo. Ma quanto è stronzo lui, quanto è resistente alla magia, domanda. Se io provassi a fare una roba così, no? 16. Interessante. Ah, però in realtà, dai,
molto lentamente. Ma molto lentamente. Tra l'altro non sembra attaccarmi più sto cazzo. Ok. Mi sono cacato addosso, non ho visto l'attacco. Mi sono cacato tantissimo addosso. Va bene, scusami. Non volevo. Porca miseria, mi sono spaventato, seriamente. Meno violenza la prossima volta, mamma mia. Ok. No? Vado io? Merda. Ok. Duello all'ultima magia. Ecco, la magia è utile in queste situazioni. Vai tu. Ok. Aia. Ok. Via. Ok. Non il muro, magari. Preso il muro. Oh merda, stavo guardando. Va bene. Aia. Ok. Vai tu. Vado io. No, sono stupido. Beh, penso che possiamo andare ora un attimino con la spada. Giusto? Ma è stata un'idea abbastanza stupida. Abbastanza. Ah, niente, proprio non... Ma a questi livelli? Va bene. Ma scusa, magari con... Magari così viene meglio. Sì, ho fatto 14 di danno. Comunque forse quella era la vita rimanente, però... Ok. Rischiata grossa. Ok. Qui abbiamo anima di soldato sconosciuto. Qui abbiamo nulla. Fa piacere. E di qua sempre nulla. Ok. Niente. Sento passi. Ah, ok. Tiè, non c'è prova. Acqua brillante. Braccialetti d'argento. Questo dovrebbe essere, se non mi ricordo male, il set del cavaliere. Mi sembra di sì. Intanto mandiamo via ste robe, così almeno. Ok. Penso di poterlo prendere. Minchia. La faccia del penso di poterlo prendere. Quanto pesa? Cacciamo bene il falcione. Mandiamo le frecce a questo punto. Ora posso? Sì, porca miseria, però proprio tutto il peso necessario. Va bene. Ok. Qua. Anima di soldato sconosciuto. Qua nulla. Qua nulla. Ok. Oh madonna, ogni volta sti fantasmi mi fanno venire una roba. Precelle. Ok. Anima di soldato sconosciuto.
Ai ai. Sento. Ma no, qua c'è un buco. Io eviterei di dropparmi giù. In quella che è la mia morte sicura, no? Quindi. Facciamo il giro da questo lato. Sempre tenecchio. Tenecchio. Tenendo occhio. In basso. Si sa mai. E io sento però. Campanelle, campanule e campanacci. Anima di soldato sconosciuto. Questa è aperta. Questa è aperta, quindi. Roba. Non è che mi fai trappolozzi, eh? No, stocco. Un altro stocco lungo. Potrei fare dual wielding di stocco. Però su Demon's Souls non è una roba fattibile. O c'è del loot? C'è del loot, se non mi ricordo male. Occhio. Qua, occhio. Non mi puoi prendere in giro in questa maniera. Ah, forse. Forse è rotto da qualche parte. Realmente ricordavo che si potesse salire di qua. Niente, una memoria terribile. Una di queste? Lui non scavalca con la X? Boh. Non lo fa, non lo sta facendo. Va bene. Schegge di Pietraluna. Ah no, realmente qua c'è solo sta roba. Ok. Qui devo comunque tornare indietro. E torniamo indietro. Sì, oppure. Questa si apre prima di uscire lì fuori. Anche perché penso di capire, di aver capito lì dove si va effettivamente. Per questo più che altro. Oh Madonna! Cioè sì, letteralmente la Madonna. Mi sono spaventato. Non si apre, no! Questa mi sa una. Forse è questa che si apre con il bianco puro. Boh! Non ricordo. Devo uscire a sto punto. Aia! Ok. Sistema di sicurezza questo, avanzato. Allora. Normalmente dico normalmente. Perché posso andare qua? Ah, normalmente posso scendere di qua, sì. Normalmente stavo per dire, non si dovrebbe fare quello che sto per fare. O comunque sia sì, una roba fattibile, cioè. È contemplata dal gioco, però diciamo che è un modo un po' sbizzarrino di fare la roba, ecco. Io dovrei prima disattivare la trappola e poi in maniera conseguenziale passare con il ponte libero senza avere il rischio della trappolozza, appunto. Il problema è che in base a come sono messo. Allora, si può fare a livello di timing. Basta solo. Però oddio, sta chiave. Un attimo.
Un attimo. No, voglio evitare più che altro di fare stronzate questo. Cioè, non è una questione di... Questa chiave, ad esempio. Intanto questo lo prendiamo. Sto con Mercurio più uno, ok? Ma da dove si risale adesso? Domanda. Oh madonna, mi sono spaventato di qua, ok. No, allora. Voglio vedere, intanto con la chiave, questa trovata. Perché penso che anziché dovermi andare per forza ad uccidere in quella maniera, che poi si può fare in realtà, giusto? È solo un voler evitare di morire e fare le cose con un po' di cautela. Ogni tanto, puttana la miseria. Vabbè, questa non si apre. Quindi presumo l'altro lato. Perché dall'altro lato effettivamente... Ma non c'erano forse altre porte di qua? Di qua non ci sono porte. Di qua non ci sono porte. Risalendo? Può essere? È perché qualcosa questa chiave dovrà aprire. Dai, queste intanto le apro per non avere nel mezzo roba che mi distrae. Una sedia. Una sedia comoda. E all'Atria effettivamente è facile perdersi. Allora. Perché non... Qua c'erano porte? No, ma queste non si aprono e per non aprirsi non credo che lo facciano. Aiutatemi! No, ok. No, 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 ok. Oh, direi sti cazzi, torno sotto e faccio la cazzata. Lo facciamo, dai. Tanto. Allora. Se devo crepare. L'abbiamo fatto. Da eroi. Vediamo. Ripeto, il tempismo non è troppo drammatico. Concentrato. Madonna mia. Sì, va bene. E così lo disattiviamo. Ok. E abbiamo anche il ponte libero. Quindi posso anche lootare in tranquillità. Va bene. Anima soldato antico. Anello del ratto intelligente. Anima di soldato famoso. Anima di soldato famoso. Quanti soldati famosi? Pietra di occhi effimeri. Io controllerei un attimino l'anello... Entra attacco quando... Ok, quello della pietra rossa in poche parole, ok. Allora, avendo fatto sta roba, sì, perché teoricamente ci si arrivava da qua. Cosa c'era qua? E perché soprattutto non ci sono arrivato in maniera normale io? Da cosa mi sono fatto distrarre? Questa scala, cos'è? Ah, non si apre nemmeno da questo lato, cioè si apre solo da dentro.
Bella cafonata. Vabbè, non è un problema perché avendo tirato avendo disattivato la trappola ci si può muovere in maniera agile, quello sì. Però almeno era un ulteriore semplificarsi la vita, ecco. Quello. Avere più vie a disposizione più che altro. Dove andiamo? Calma. Quanto lunga? Ok. Là c'è un drop intravisto. Perché si va dall'altro lato, poi per quello. Bella. Che atmosfera. Molto, molto bloodbornesco questo, quello scorcio. Ok. Che abbiamo qui? Catalizzatore d'argento. Meia. Catalizzatore d'argento. Devo buttare roba. Devo posare roba più che altro. Pugnale segreto. Stocco mercurio. Stocco lungo. L'altro catalizzatore. Scudo a goccia. E direi anche tutto il set a sto punto. Dov'è? Del disgraziato. Questi cosa? Il portatore ottiene più anime dopo aver sconfitto un nemico. Questi li posso mettere. Posso mettere questo. Lo posso mettere, dai, perché non... il peso non è eccessivo ed è utile soprattutto, quindi va bene. Allora, intanto prendiamo da spia imperiale. Ok. Allora. Ah, è solo da donna. Peccato. Questi posso? Ok, vediamo se riesco magari a fare una robetta del tipo. No, già questo proprio cade nel panico. Va bene, lasciamo stare. E ok, andiamo dall'altro lato. Fatica che fa. Vabbè, correre giustamente con sta cosa in mano, voglio dire, un po' di fatica si fa effettivamente. Gliene do ragione, dai. Su questo sì. Questo sì. Allora. Torniamo giù. Ok, dove sto andando? Dove sto andando? Con calma. L'altro lato. Da questo lato. Questa? Finta? Ok. Allora. Giriamo. E... di qua. Yes. Aia. Ok. Ehi, tu! Stronzolo! Che stai a fa? Che stai a fa? Com'è? E Cosa vuoi? cosa vuoi? Non sono che un umile Vuoi spinello. interferire? Non voglio interferire. Insomma. Non ti darò problemi. No. Ma non è che vi devi fare tutta sta roba? E Che cosa vuoi? cosa vuoi?
Ma finiscila, dai. Pagliaccio, lo sai meglio di me. Chiave speciale. Questa apre quella di Frick? E Frack? Frick? Chiave speciale. Credo apra quella di... O quella di Frick? O quella di Rydell? Una delle due. Penso più che altro quella di... No! T'ho sentito già. Terribile. Dove stai? Dove cazzo sta, scusate? Io ricordo che sotto c'è un phantom terrificante a livello di quello lì. Pare, te pare. Te pare. Tra l'altro non si vede da qua bene. Che bellezza. Cioè è invisibile alla distanza. Perché? Perché mi devi spiegare solo il motivo. E io ti dirò va bene. Tieni, non ci provare più comunque. Non ci devi provare. Come vola? Ok. Boom! Hasta luego. E droppi? Pietra di occhi effimeri e piezzo. Pezzo di pietraluna. Io proverei ad andare ad aprire la cella di Frake. Perché credo sia quella, effettivamente. Non voglio dire cazzate, ma penso sia proprio quella. Quindi andiamo. Comunque ne vale la pena usare la spaccaossa perché distrugge effettivamente l'equilibrio. Ok, che è un... Tostarella da usare, sì, a livello di peso, sicuramente. Sicuramente. Preclude un po' di situazioni, però a livello offensivo è tanta roba. Quindi io direi di tornare un attimino su per vedere se riusciamo a liberare Frake. In teoria si andava, io ora non lo ricordo più. Onestamente, queste non si aprono sempre, giusto? Invece sì. Ok. Invece sì. E dove porta questa? Alla morte. Ok. Oh, Madonna. Ce n'era più di uno. Ah, e questo è il cancello. Ok. C'è un altro? C'è un altro? Ne ho sentito un altro io, un attimo, perché io di fare finacce grazie a questi non ne ho grandi intenzioni. No, però non sembra. Boh, vabbè. Ora direi... Frake, 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 Frake. Il piano era Frake in tutto questo. Di qua? Eccoti! Com'è? Non mi aspettavo di uscirne vivo. E invece lo sei. Più o meno. Sono Frake. Sono conosciuto come un saggio. Credevo di poter affrontare le anime demoniache con la mia magia. Ma guardatemi ora. Sono indebolito dalla mia lunga prigionia. Posso ancora muovere le gambe. Posso tornare al Nexus. Sus. Ringrazio le stelle che la mia reclusione sia Anziché terminata. ringraziare le stelle, ringrazia me che ho trovato la chiave. Salvo la vita. Grazie. Stiletto Righieri. Sono indebolito dal... Ma posso ancora muovere. Ma questo alone che hai attorno, cos'è? Frutto di poca igiene oppure non lo so, tipo... Che cos'è? Una doccetta, freak? Frake? No? Torniamo. Ora sì che si può tornare dove eravamo effettivamente. Ora sì. E...
Di qua? No, sotto? E mi confondo sempre con questa minchia di prigione. L'Atria è un posto osceno. Ok, di qua. Perdersi è semplice, molto semplice. Allora, io il prossimo acquisto che farei è prendere protezione e buttarla al posto di velo d'acqua. Non lo so, quella la sensazione che possa aiutare non di poco. Penso, boh. E comunque eccoci, boss. Il primo della torre di Latria, del mondo di Latria. Questo boss, se non si fanno cagate... Stai calmo. Se non si fanno cagate è abbastanza agibile. Il problema è se si fanno cagate. Boh. Let's go. Che ti ridi? Aia. Ok. Possono succedere tante cose terrorizzanti. Perché sta stronza piazza le sue trappolozze. Stai calma. Ma il danno c'è, oddio. Ecco, adesso. Oh no. Si vedevano pure realmente, ok. No, fake. Ora il tutto sta nel capire come non farci inculare. Tu? Ok, lei. Via. Ok, allà. No, non sei tu. Occhio. Ok. Aia. Tu, tu. Boom. Va bene. Va bene. Più easy di quello che potessi aspettarmi in realtà. La paura era il danno che potevano fare le magie sue, però non... Niente in realtà, quindi va benissimo così. Spezia stagionata. Qua abbiamo altri nostri friends. Li togliamo di mezzo così, proprio a sfregio. Ok. E via. Filoldiet. Il momento Norlondo. Prima del momento Norlondo. Aia. De faccia. Guarda che bello. Ok. E qui già si entra in una zona. Anche questa. Abbastanza di merdaccia. Anima demone bambola. Allora io direi Nexus. Intanto. Prima di tutto. Darei un'occhiata a Freyk.
Allora andiamo di qua. Dovrebbe essere di qua, giusto? Sì. Eccoti. Ho una proposta per voi. Dimmi. Mi portereste le vostre anime demoniache, determinando meglio l'essenza dell'anima. Posso insegnarvi nuove magie. Dipende da che magie. L'anima di un demone non è un mero amalgama di anime inferiori. Il vostro ingegno è notevole. Lo capite, è vero? Né vero? Né vero? Né vero? Il visionario. L'idea comunque era già di togliere velo d'acqua. Allora, aspetta, stai Il calmo. soffitto è catturato dall'usurpatore aureo oltre quella cella. Diffidate di lui, perché sa manipolare le anime. Ha potere sulle anime meschine e torbide, inclini alla follia e alla paranoia. L'usurpatore aureo parla di Rydell. Conosco tre umani che divennero condottieri di demoni. Rea Lant di Boletaria, Astrea della Valle della Corruzione e l'usurpatore aureo di Latria. Che siano diventati demoni è una certezza. Ma sbagliavamo a pensare che la loro umanità fosse scomparsa. Ok. Ha potere sulle anime Ah, vabbè, l'hai meschine. detto. Allora, scherzo maligno, genera. No, bene. Forte suona altrove, un esc. Mantello. Ecco, protezione mi interessava, però. Ah, e qui abbiamo le magie, esatto, con le anime. Questa è bella potente. Raggio dell'anima me lo ricordo come roba forte. Anima demone dura. Una forte difesa. Ma sai che ti dico? Io prendo questa, considerando che tra l'altro non richiede anime, ma anime dei boss. E questa. Ok. E allora per ora penso di poter mettere solo. Tra l'altro questo esatto richiede due slot. Ah, freccia dell'anima lo tolgo. Abbiamo messo raggio, giusto? Raggio dell'anima. Io aumenterei il livello in modo tale da poter mettere un secondo slot. In questo caso, dove cazzo sta la signorina? Eccola. Userei tutte le anime. Dove stanno? Non inviare al deposito, usa. Ok. Ok. Piano ora. Ok. Quindi livelliamo. Allora, l'armonizzazione. Cos'era l'armonizzazione? Eccolo, memoria. Due livelli. Ah no, due livelli, proprio precisi. Cazzarola. Va bene, facciamo sta cazzata. 30.000 anime per due livelli. Avete finito? Abbiamo finito, sì, ho finito, ho finito. E ora si torna di qua ad armonizzare il nostro nuovo incantesimo. Dove. Non questo! Togli sta merda. Guardia. Incantesimo dell'anima del demone cavaliere della torre. Riduce notevolmente i danni subiti. L'enorme scudo del cavaliere della torre. Notevolmente vuol dire che è molto 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 forte. Va bene, mi piace. Ora io comprerei con il restante delle anime qualche erbetta. Intanto riparo quello che mi ritrovo. Va bene. Comprerei qualche erbetta, tipo facciamo 18, va bene, così almeno andiamo a 20. Non è vero, a 19, stavo scherzando. E a questo punto mi devo ammazzare. Sì. Mi devo ammazzare. Il piano è sempre lo stesso. Non ci complichiamo la vita più del dovuto, quindi. Via, giù di sotto e sboom. Sì, almeno forma d'anima e andiamo tranquilli nei mondi. Va bene. E
Allora, stavo pensando sul da farsi. All'Atria si torna, che non c'è tanto da cazzeggiare, quindi va bene. Riprendiamo queste e via. Però è un peccato camminare con 7.000 anime senza poter realmente far qualcosa. Va bene, va bene, va bene. Va bene così. L'Atria! Via, di nuovo. Quindi. Alta Latria, arcipietra del demone falso idolo, un culto devoto a un idolo che riproduce le fattezze della regina, aveva ridato speranze ai prigionieri. In realtà li attendeva un grande male, pronta a strappare loro ogni conforto. Posti tranquilli, sempre. E via. Eccoci! Brutta zona. Raggio dell'anima è abbastanza ok come roba. Guardia, mi può anche piacere. Andiamo. Sti stronzi non la contano giusta. Vi conosco troppo bene. Anche troppo bene. Allora. Roba. Demone. Ah no, anima di re famoso. Ok. Brutta zona questa. Ella. No, dovresti scendere. Dovresti scendere più o meno. Dovresti scendere. Non cominciare a fare. Quello che cazzo. Vedo della confusione. Vedo nella confusione nell'aria. Ok. Va bene, fino a quando venite stunnati. Per me. Anima dello sconosciuto, ok. Mi state anche simpatici se venite stunnati. Vi dirò, sì. Ok. Dammi la roba. Eroe sconosciuto. Attenzione massima, all'Atria bisogna fare attenzione massima. Oh cazzo! Salve! Boom! E boom! E droppano tutti? Ok. Allora. Schifo! E io questa zona non è che la ricordo benissimo. Spezia stagionata. Ok. Cioè, paradossalmente, ricordo di più la Torre di Latria proprio per quante volte ci ho lasciato le penne che questa zona. Anima di eroe famoso. Oh, Lord. Bastardaccio. Vabbè, anime. Fino a quando droppano anime pure. Anime su anime praticamente. Ok. Ci sta. Ti ho sentito, eh? Aspetta che non me la conti. No! Non andare indietro. Che fai? Ma che fai? Ma finiscila. Scheggia di pietraluna. Scheggia di pietraluna. Macchie di sangue. Anime. Di qua. Allora. Schifo. Com'è? Anime famoso. Ok. No, ok, no. No, va bene. Ok. L'altro lato. Se io vado di qua. Se io vado di qua, oltre che morte e disperazione, cosa c'è?
Che è sta roba? Pezzo di pietraluna. Ok. È un peccato avere un'arma come questa e per aumentarla, per potenziarla, i materiali sono difficilmente reperibili o comunque non in condizioni normali, cioè quindi è una cosa un po' limitante, ecco. Però vabbè, alla fine. Ci sta perché è forte già di suo, quindi. Però è un po' un peccato. Vabbè. Di qua a sto punto. Com'è? Finti? Sti cazzi. Finti? No, finti, finti. Va bene. Allora, spezia fresca, a te non serve tanto. Ok. Ai ai ai. Qua manca il tuo amico. Dov'è? Dove sta? Dove sta? Non c'è? Perso? Va bene. Dici tu? Mi fido. E là io ci devo andare in qualche modo. Di qua. Ma io sono tornato. Sono uno stronzo io. Sono uno stronzo di natura. Sono tornato all'inizio. Meraviglia. Meraviglia. No, vabbè. Cosa ho sbagliato? Zona di merda, non. Allora, tornando di qua. Calma. Ah, salgo questa volta. Ok. Va bene. Ah, sento. Va bene. Cos'è Ruvik? Che cos'è? No? Ah. Mi piace come stanno fermi in una posizione e aspettano. Qui? Che dici, vieni? Oh, aspetti lì. Aspetta. Stai fresco. Perché non locca? E poi cadono, tipo pere cotte. Va bene. Tiè. No, t'ho visto pure a te. Ah, intanto fammi esaminare il tuo amico qua. Ok. Balestrino? Balestrino? Dove vai? No! Liscio! Scendi! Scendi! Ascolta. Ma dove cazzo lo spari? Maria, mamma mia. Panico. 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 Allora, via. Dammi la roba! Non neanche dire, no! Va bene. Quello è andato. Crispy. No, ok. Questa? Flamberga. La Flamberga. Storicamente mai toccata su un soul sulla Flamberga. E probabilmente continuerò a non farlo. Eila. Ah, no, sti movimenti molto, molto particolari. Perché vai lì? Ok. Ok. Che fa? Grazie. Vabbè. Scendi. Non scende. Ora scende. Ah, vanno con i loro tempi, devo dire. Sono molto, molto tranquilli, molto rilassati loro. Nel chill, va bene, anima di soldato sconosciuto, nebbia. Ok. Questo drop. Ah. Ah. Tu, com'è che sei? Ci hai lasciato le penne?
No, per capire. Vabbè, GG. Non è che magari... No, oddio, non... Aspetta, 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 aspetta. Infatti... Mamma mia. Non ne valsa mai la pena, va bene. Allora. Guarda che location. Là, che cos'è? E che cos'è? Ci sta, ci sta. Allora si vede. Che cazzo? Cosa stai dicendo? Ma che cazzo? Ma da dove? Guarda che la linguetta di fuori. Mua. Ok. Allora, saliamo. Madonna, basta! Ma cadono. Non voglio esaminare la macchia di sangue, l'anima, grazie. Un altro disgraziato. Ah, ok. Che tecnologia. Re bello. Mamma mia. Un uomo tutto d'un pezzo. Un uomo risoluto. Allora. Vediamo che... Così. Che faccia felice, voglio vedere... Madonna l'espressione! Sta a ballare la Macarena. Balla, Franchi! Ti è... Uno, due, tre, quattro. Ok. Aia. Ecco. Ok, va bene. Anima di soldato famoso. Anima di soldato famoso. Sopra. No. Di qua. Sì, va bene. Allora. Altre anime, altre robe. Piglia sta cosa. Spezia fresca. Questo qua è il classico ascensore. Aspetta. Di qua. Boom. Sali. Cosa abbiamo? Ah! Yurt! Vecchio amico mio. Sei qui per combattere i demoni. Se è così, aiutami a fuggire da qui. Ma... Sto dalla tua parte. Sono qui per affrontare i demoni. Ascolta, non è per sfiducia, giusto? Cioè io te la apro la porta. Ah, oddio, non mi... Siamo calmi. Però aprendoti la porta... Il passo Grazie. successivo, tanto... Grazie. Me ne ricorderò. Sono certo che ci rivedremo. Secondo me non ci rivedremo per un motivo. Tiè. Ti conosco anche troppo bene. Perché ti conosco, stronzo. E che cazzo, 29.9. 29.9 pesantuccia effettivamente, via la flamberga, via l'unghia dell'infante, a questo punto via lo scudo, considerando che non lo usiamo, lo stiletto. Proviamo ora. Ok, il set delle tenebre di Yurt. Poco convincente, Yurt, poco convincente. Capo silenzioso.
Il suo peso, perché è pesante, va bene, certo. Ok. Perché è pesante, quindi. Eccola, questo è l'ascensore, no? Merda. Su, giù, giù, su, giù. Ok. E per andare giù vuol dire che si va in un posto ancora più di merda, in questo caso. Giusto? Giusto, la palude dei piselli. Mamma mia, che schifo. Mamma mia. Va bene. Madonna, che incubi! È molto, molto Bloodborne-esca la location, effettivamente, mamma mia! Tiè. Ok, fai con calma. Mamma mia, schifo. Silenzio, silenzio, non sento i pensieri, zitti, cazzo. Allora, sta ciolla qua? No? Lo sta pulsando. Che schifo. Allora, no, 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 no. Facciamola in ordine perché può essere una zona estremamente infame. Il bambino! Il minion! Com'è? Giù, via, non ti voglio vedere. Bravo. Allora. Poveri disperati. Cos'è che guardate? Il drop. Madonna, però la spacca ossa quanto spacca veramente. Porca miseria. Questo? Anello di nuovo. Di nuovo. Ce l'ho già l'anello del monatto. Del monatto. Del monatto. 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 Ce l'ho. Perché di nuovo? Perché due volte? Perché si trovano due volte gli anelli? Ma non è la prima volta. Pure quello di Pacis, quello coagulante, mi sembra. Se non mi sbaglio, sì. Trovato due volte. Boh, c'è sta roba. Si trovano due volte, va bene. Augite della guida. Ok. Sta zona non mi piace tanto. Anima di soldato famoso, chi ti conosce? Altri di questi bimbi. Ok. E poi. Silenzio. Chi è? Double. No. Non ci provare. Cos'hai tu? Scheggia di pietra mercurio. Pietra mercurio, signori. Pietra mercurio. Muoiono sempre in questa posizione, comunque molto comoda, tutti quanti. Com'è? Come stai? Ti sposto un po', ti ravvivo un po'. Vabbè. Erba nera. Un altro di queste ciolle, però un po' più grandi, ok. Nebbia. Brutta roba. Ok. Cosa? No, ho sentito un suono. Poco, poco, poco simpatico. Veramente poco funny come suono. Cerchiamo di essere tutti un pochino più divertenti. Ecco perché.
Porca merda! Ma addirittura Red Phantom! Cazzo. No, 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 devi schiattare. No! No, 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 perché giustamente c'è stata la collisione contro il muro, perché giustamente c'è dovuta essere la collisione contro la cazzo di parete. Sembra giusto. Oh, merda. Aspetta, 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 che ora lui torna. Giusto? Girati, bravo, bravo, bravissimo. Secondo round, figlio di puttana. Porca merda. Ok. Va bene. Ok. No, con i Cthulhu non si scherza. Con questi stronzoni purtroppo si scherza davvero poco. Chi è? Levati. Ok. Ok. Altri. E fanno i trappolozzi. Ma che stai facendo? Ma dove colpisci? Ah, è morto? No, non è morto. Ma cosa sta facendo? Mi sta sboccando addosso. Fermo. Fermo. Per l'amor di Dio. Spezia fresca. Allora. Allora, 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 allora. Decorazioni simpatiche. Ok. Di qua. Sento. Ehi là. Posso? Va bene. Ma fino a quando stai lì mi fai un grandissimo, un enorme piacere. Ti ringrazio. Scendi. Dove cazzo vai? Ma come piotta? Ma come fai a... Quanti sono? Oh, madonna. Ok. Dammi la roba. Scendi. Boom. Spam. Ok. Allora. Allora. Con calma. Anima di soldato antico. Devo dire che in questa parte i progressi si sta andando. Si sta andando. Porca miseria. Si sta viaggiando. Allora. E non c'è ancora scappato il morto. L'ho detto ora. L'ho detto. Quindi, madonna quanto scende e quanto sale. Baffi meravigliosi. Quest'uomo è stupendo. Che creatura misteriosa, veramente. No, non scendere, sali. Oh, che cazzo, cos'è? Chi è? Dove? Perché? Ah! No. Ok. Anima di soldato sconosciuto, sempre. Matti, non rompere i coglioni. 2 3 4. Ok. E siamo a 2. Com'è? Non ti vedo bene. Ok. Ah, che schifo. Ha rilasciato la progenie, madonne. Va bene. Questo vuol dire esattamente
che dove c'era il passaggio bloccato, adesso essendo effettivamente caduto, si può passare. Questo sì, ma sopra... No, vero? No, ok. Quindi, morale della favola, devo tornare più o meno... Ah, all'inizio, no, ma infatti là c'è anche... Ok, che ci siamo realmente. Quindi, ok. È una shortcut questa. Ok. Allora andiamo di qua, in questo caso. Almeno loro già sono tutti belli che schiattati. Eccoli, già hanno fatto la loro venuta. Salve. Via. Ok, sempre ha ruttato, l'ho sentito ruttare, ha fatto... giù. Oddio, non mi ricordo. Giù? Perché se vado giù c'era il passaggio bloccato. Ma mi sembra di poter pure tornare su. Sì, di qua. Il fatto che ci siano nemici è significativo. Ok. Era qui il passaggio bloccato. Sì, madonne! Sì, comunque, eccolo qua. Bello sei tu. Posso? Salve. Com'è? Sono a casa vostra? Che c'è qua? Fioretto maschera d'oro. Ok. Anello dell'avarizia, quello delle tante anime. Delle tante anime. Delle anime, non delle tante anime. Io lo metterei al posto. Vabbè, per ora di quello. Beh, perché ci sono i doppioni degli anelli? Boh. Al posto, eccolo qua. Di quello doroso al momento. Ma non è che magari. No, vabbè. Stavo pensando una cazzata. Anima di eroe antico. Anima di eroe antico. Qua stanno cenando loro. Ok. Quante anime, vediamo? Vale la pena? 49 erano di base. 58. 58. Vabbè, dipende anche da nemico a nemico. Però. Per ora teniamolo, dai. Ci sta. Ok. Ti levi dalle palle, magari, grazie. Anima di soldato antico. Ah, ok, questa era la. Ok, questa era la parte bassa. E qui ci siamo. La parte superiore nasconde la mia fine. Un boss di merda. Ecco cosa nasconde. Va bene. Sono pronto. No, non lo so in realtà, però uno deve essere sempre pronto a tutto in ogni caso. Quindi si sale. Che altro mi ricordo che la strada per arrivare anche dal boss era una merda, perché nel mezzo dovrebbe esserci un phantom. Uno di quelli. Se già, vediamo se già si vede da qui. No. Ma intanto girando ho visto un drop verso la fine. Levati! Ok, eccolo. E qui ci siamo. Anime sempre comode. Salendo. Eccolo! Cioè, ma io dico, ma è la zona dove andare a mettere effettivamente uno di questi stronzi? Delle minchie di scale? Normale combatterti qui? Oh, se non mi vede e riesco a tirarlo giù e poi dargli il secondo colpo, è una meraviglia. Merda. Ok. Vicino, 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 vicino. Ok.
Spezia fresca. E l'incubo è sempre quello che provando ad attaccare possa succedere. Questa cosa, esatto. L'andare a rimbalzare contro la collisione mi terrorizza sempre, va bene. È andata però. Adesso, aia merda. E qui. Calma, 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 perché lì ho visto il drop in fondo. Io non mi ricordo come combattono i mangiauomini, ricordo solamente che sono abbastanza stronzi. Non c'è mai peso, quindi togli questo. Caccia via il fioretto, caccia via la maschera d'oro, la maschera dell'assassino, l'elmo delle tenebre. Ora dovrebbe esserci il peso. 8 spezie stagionate, 8, 8, dicasi 8. Allora, qual è il piano? Non c'è un piano. Non c'è un piano. Improvvisare il piano. Sto pensando. Niente. Si va e si rischia. Oppure, calma, 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 calma. Io potrei anche. Allora, intanto organizziamo in modo un po' più sensato per la boss fight. Ecco, ad esempio. L'acqua brillante potrebbe essere utile, usata ora, perché dopo, con la magia potrei fotterli. Potrei fotterlo, il secondo almeno. Ma proviamo a fare questa porcata. Però voglio mettere una cura un pochino più delicata, in realtà. Del tipo erba calante. Ok. E ho usato la magia? No, in tutto questo. Ok, ora sì. Via, sono pronto. Madonna. Ho paura che mi tira giù più che altro. Salve, com'è? Mamma mia. Ok, allora, il danno c'è. Beh, vedi, st'attacco è una roba oscena. Ma che cazzo? Madonna, guardia quanto è forte. Madonna, guardia proprio. Annulla i danni in maniera totale. Quasi totale. Ora la mia paura è che arriva il secondo. Devo sfruttare il momento mentre ho guardia. Ok, va bene, mentre che ho guardia. Non so quanto dura. Cazzo, via, via, via. Aspetta. Mo', calma. Attacca, fai qualcosa. Ok. Va bene. Ok. Non vedo, non vedo, non vedo. Arriva l'altro. È finito guardia, è finito guardia, è finito guardia, è finito guardia, è finito guardia. Con l'altro. Allora. Ora vorrei fare una cosa, se me lo permetti. Se me lo permetti, considerando il potere devastante di guardia, famo sta roba. E torniamo a combattere. Oh, stronzo. Va bene. Ma guardia. Che fa? Si è confuso? No! Madonna, stavo cadendo di sotto. Viecce! Ok. Boh, li vedo un po' confusi. Va bene. Va bene, aia. Usiamo l'erba nuova, volevo evitare. Ti colpisco? No. Ok. Va bene, occhio. No, madonna, la telecamera cosa stava. Dove va? Vieni, non esageriamo. Daje. Daje. Daje tutta.
Guardia, è devastante. Guardia, è clamorosa a livello di protezione dei danni, a livello di difesa. Mi piace. E qua risistemiamo un attimino l'inventario, anche se tutte ste erbette non è che le ho effettivamente. Erba pieno, che l'ho appena chiamata, va bene. Allora, anima demone mista. Che cosa ho preso? Mi è spuntato la torre d'avorio. Che cosa ho preso? Ah, ok. Anima. Va bene, va bene. Allora, in ordine, Nexus si livella, ci si uccide. E poi si procede. Pacis, giusto, dovevo parlare con te. Ricordo di te. Com'è? Sono felice di vederti. Ho trovato dei bei gingilli. Quali bei gingilli? Beh, ci conosciamo da tempo, quindi ti farò un buon prezzo, eh? Buon prezzo. Voglio vedere il buon prezzo. Ah, le erbe. Questi sono dei bei gingilli, effettivamente. Vesti del barbaro. Senza bianchiccia. Anello del gatto, i danni da caduta. Erba mezza, ma sai che l'erba. No, no, con il restante delle Fa anime, come ok. credi, ma poi non venire a piangere. Stiamo calmi intanto. Allora, il piano si livella al solito. Quindi si usano le animelle 12, ok. Vai. Ok, 65.000, 66. Not bad. Allora, Chiave della vita, anima perduta, e involucro partita, che la forza sia concessa vita. perché il mondo sia curato, che Sono il mondo sia indeciso curato. tra la vita o la resistenza. Io direi facciamo 3 punti a vita. Va bene. È il prossimo 3 punti a Vedi, resistenza. vedrai. Sì. Dicevo, volevo comprare da Pacis mentre che c'ero. Ho delle Poi, cose. qualche erba mezza, tipo 20? Va bene, 20. Bella Bella roba, eh? roba, sì. Ah! Ok, gran bella roba. E le mettiamo qui. Qui facciamo a cambio, mettiamo l'erba piena e qui mettiamo l'erba nuova. Perfetto. Vado ad ammazzarmi. Allora, intanto Sei riparo. fortunato. Let's go. E vado. Allora. Sta scorrendo in maniera più che decente. Cazzarola. I mangiauomini li temevo, però evidentemente la spaccaossa è tanta roba. Già detto, ma è tanta roba effettivamente. Quello sì. Ora si riprendono le animelle. Dove cazzo sto? Di qua, ok. Allora. Di qua, yes. Saliamo. E via. Anime recuperate. E a questo punto si finisce la Torre di Latria. Un altro mondo che se ne va, perché c'è l'ultima zona, l'ultimo boss. La Torre d'Avorio. Arcipietra dei demoni mangiauomini, masse di carne umana punteggiano queste prigioni sospese. L'attuale signore di Latria ha cessato di essere umano e crea i suoi demoni. Ok. Ah, adesso. Ok, bianco puro tra l'altro, bello. Ah, sta zona de merda. Ok. Salve, com'è?
Come andiamo? Che ha detto? La coppola. Ok. Ecco. E va bene. Calma comunque. No, vedi, già questa zona mi sta sul culo per questo motivo, lo sapevo. Era quello che prevedevo, ovvero il praticamente non poter attaccare con l'arma a due mani perché finisce contro la cazzo di parete. Cioè, è una roba bestiale questa. Bestiale. Meno male che l'attacco ad una mano è verticale. Almeno questo. Però non sono loro che mi preoccupano. Perché io ricordo anche in questa zona esserci, se spunta magari. Come l'attacco a due mani? No, sempre non posso fare una sega. A due mani così? Ok. Si può fare a due mani. Aia. Allora. Devo essere no veloce. Di più o meno. E via! Sono morto, vero? Minchia, io comunque non ho le parole più o meno per descrivere questa porcata. Per descrivere questa merdaccia io non ho parole. La speranza è che possa morire con un colpo a una mano. Ok. Bestiale comunque, schifosamente merdosa questa roba. Però va bene così. Che stronzata. Cioè, yeah. Un altro. Mamma mia, basta. Va bene, un altro. Ad una mano lo tiro giù? Ti tiro giù se ti colpisco ad una mano? No, più che altro per recuperare dopo. Oppure faccio come prima. Cioè, alla fine, figlio di zoccola. Beh, bellissimo, va bene, di nuovo. Meraviglia assoluta, è andata benissimo, ok. No, la lucertolina. Sti cazzi. Eccoci. Pronto. Via. Io mi auguro non sia un player, perché questo boss ha la particolarità di poter diventare un player. Salve. Figlio di... Stai calmo. Stai molto calmo. Madonna. Va bene. Ok. Madonna il danno. Madonna. No. Le frecce dell'anima mettitele dove non batte il sole. La sedia. No, la sedia. Che dobbiamo fa... Come, scusa? Come, perdonami? Non penso di aver capito. Non penso di averti capito. Non è vero. Bravo. Sei un grande. Come si fanno i gesti? Gesti. Dov'è? Ma cosa poi dov'è? Non lo so. E facciamo ossequio. E poi rimane così, no? Statua di sale. Va bene. Tocchiamo l'arcipietra. Ah, no, anima demone gialla. Questa mi serve. Allora,
Mi serve per un semplicissimo motivo. Si torna intanto al Nexus. Si rivela nuovamente con l'anima del demone giallo, avendo un catalizzatore. Si può fare il catalizzatore della pazzia, se non ricordo male. Io nel frattempo sto cercando la Maiden e non la trovo. Eccola. Il catalizzatore della pazzia. Allora, ma non ho trovato. No, ok. Tocco tutto. Due livelli ad energia. Va bene. Avete finito? Abbiamo finito, sì. E al solito. No, vabbè, non ne compro erbette. Si torna su. Ci si ammazza. Il piano adesso è quello di andare a Stonefang, effettivamente. Dare l'anima al signorino, al fabbro, in modo da fare il catalizzatore migliore. E poi continuare a Boletaria? Penso? Penso di sì. Penso di sì. Intanto torniamo sopra. Prendiamo queste, scendiamo. Stonefang, dov'era? Qua? Yes, forgia. Dai. Allora, si scende. Aspettiamo. Giù per il tubo. Mi devi fare un'arma. Posso comunque, manco per la minchia. Eccolo! È migliore, vero? 16... Aspetta, non penso di aver capito. Non lo posso usare? In che senso? Non ci voglio credere! Che senso? Perché c'ho 15 a magia. Vabbè, lo faccio. Poi quell'unico livello lo vado a... E beh, certo, devo andarlo poi ad aumentare, per forza di cose. Devo andare a mettere quel punto a magia. Per forza, va bene. Ok. Ah, yeah. Ok. Però io devo scendere in realtà. Cioè, devo... Qua? Non muoio, vero? Ok. No, perché l'altra volta diciamo che ho fatto una finaccia. Quindi va bene. Via precauzionale, lo dicevo. Direi che si può andare a Boletaria, sì. Quartiere dei Cavalieri. Arcipietra del demone, Cavaliere della Torre. Oltre i cancelli di Boletaria, dove le strade si intrecciano, si nascondono le trappole preparate dai grassi ufficiali e si stessi prove vivente della follia del vecchio Re Allant. Ok. Via. Ora ti apri, giusto? Yes. Salve, com'è? Come andiamo? Yeah, contento. Ma come sculetta, nostro amico. Simpatico. Allora, questa zona
Questa zona può essere bastarda, lo ricordo. I cani? I merda. Salve. Com'è? Ok. Anima. Non riesco a... No. Ok. Anima. Oh merda! Il danno che fa. Ok. Tre erbe calanti. Ha fatto un danno parecchio interessante. Anima di soldato antico. Come è morto sto cane? In posizione un po' così, bau bau. Vabbè. Porello. Questa? Non si apre, chiusa. E che è sta trappolozza? Diamo queste, via. Vedi, è abbastanza difficile morire da questa trappola comunque. Cioè, si vede che stanno arrivando, però vabbè, evidentemente. Tu? No. Va bene. Poraccio. Ma poraccio. Sento. No. Ma mi chiama sempre. Oh merda. Oh. Gna. Gna. Ok. Niente, la spacca ossa è sempre, sempre, sempre più performante. Bastardo sei. Ma porello comunque. Allora ti vengo a prendere. Stai lì, stai calmo. Che faccio il giro. Stai fresco. Salve. Com'è? Ma sai che anche ad una mano... Ma onestamente, ad una mano, oddio no, ma dipende dalla situazione più che altro, cioè non devo forzare, robe, quindi vabbè, in base a come sono combinato lo devo usare, sì. Ulla! Sono duri sti gnocchetti. Tu? Ok. Sono spaventato. Ok. Ah, via. Li sento. Guanti del cavaliere occhi blu. Vorrei capire se... No, ok. Stai fermo. Stai buono. Ok. Ah. Un attimo, signori, il peso. Che palle. Via. No, abbandona no, 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 abbandona no. Invia magari. Facciamola con calma le cose. Questi via. Questi via. Ok. Cos'è questo? Erbe. Va bene. Le prendo. Non riesco a... Forse... Tornando un attimo indietro... Qua come va nel frattempo... Va, va, ok. Ah, di qua forse. Yes. Sembra di sì. Sembrerebbe. Ok. Ok, sì. Erba nuova. Bella. Bella, bella.
Altra trappolozza? Va bene. Oh, merdaccia secca. Aia. Aia il danno. Ok. Ok. Erba nuove droppano. Bello. Merda, no. No, 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 no. Ma stava ridendo comunque. Aveva un sorriso meraviglioso. A 200 denti praticamente. Ok, era felice. Questa mi sa di trappola. Infatti è una trappola. Ok. Vabbè. Fino a quando il livello delle trappole è questo, si può gestire. Ah, queste minchie di frecce, frecciotte. Babbo, questa è una brutta cosa. Questa è una cosa terribile. Lui è una cosa terribile. Lui è una roba terribile. Il cavaliere con gli occhi rossi è abbastanza pauroso. In due? Oh merda. Oh merda. Oh merdaccia. Non ha sentito niente? Perché non sente nulla? Ora questo l'ha sentito forse. Cioè non voglio dire. Non lo sentiva. Va bene. Va bene resistenti, però penso fino ad un certo punto. Equilibrio, sì, ok, ma che cazzo di scudo hanno? Oh merda. Non ci provare, sai? Di qua? Ehi! Regli! Ma guarda. Spero troverai qualcosa di tuo gusto. Ma speriamo, dai. Posso dirti che sembri essere... Vediamo, andiamo avanti, ma... Ecco, forse l'erba calante, ma... Spada del cavaliere. Ascia crescente. Cos'è la spada? Com'è la spada del cavaliere? Ok, ah vabbè, quella dei... Eh sì, molto duri, soprattutto se vendi sta roba, non so come devi rialzarti, risollevare il business, spada possente. Cos'è la Zweihänder? Praticamente. Via nella nebbia. Via di qua. Cazzo. Meno male, calcolato il timing alla più o meno perfezione. E di qua abbiamo... Sempre morte e disperazione? Molta calma, con molta tranquillità. Ci sono diversi di questi stronzi qui. Io vorrei poterli attirare... Vedi perché è un'imboscata, sì. Ella. Allora aspetta. Loro. Uno. Merda. Queste frecce fanno male, porca Eva. No, 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 no. Torniamo un attimo giù, torniamo. Non riesco a tornare giù. Non riesco a tornare giù. Brutta. Ok. Tu. Ok. Prima di prendere la robetta. Buongiorno, Cree, buongiorno. Buongiorno, com'è? E buona domenica. Qua la situazione è drammatica. Com'è? Come va? Ride, tutto tranquillo, tutto felice. Ehi là, calmo.
Allora, erba nuova, erba piena, erba crescente. Dove sta lo stronzone? Eccolo. Allora, prima. Oh, merda! No! Ullalalala, brutto. Brutta situation. Bello, bello sei. Ok. Tutto bene. Vedo per la situazione. Eh sì, eh no, io pure tutto a posto. Diciamo che è una situazione un po' così, chiavi di ferro. Ok. Allora, come siamo combinati? Sopra? Sì. Poi, prima di salire lì sopra. Ah, ok, no, devo salire effettivamente. Quindi vabbè, sti cazzi. Comunque di qua si va. Si sale di qua. Eccoli qua con i trappolozzi. Si preparano dietro gli angoli, dietro gli anfratti. Vieni. Ok. Qua la roba. Erba K5 di erbe calanti. No, fino ad ora no. Poi dai, bestemmie no, effettivamente. Beh, il gioco è tranquillo. Sì, il gioco è tranquillissimo. Semplice, tranquillissimo. Infatti, vedi qua come sono tutti tranquilli. Ma in che senso? Stavo sotto! Stavo sotto! In che senso? No, comunque no, bestemmia ancora nessuna, effettivamente. Comunque stavo sotto, non mi potevi colpire, lo sai benissimo. Allora, stai calmo con queste cose. Bah, vabbè. Allora, Calma. Qua? Com'è? Arr! Vi sento, eh? Si lamentano. No, il cavaliere Occhi Rossi, no. Viecce, viecce. Madonna, meno male. 2000 anime, tanta roba. Qua prendiamo l'erba piena. Prendiamo l'anima. Tempismo, tempismo ci vuole. Spara, spara, spara. Qualcuno spara. Ok, bravo. Che cazzo fai? No. Ok. Ok. Nelle corna, tiè. Mi piace il suono che fa quando ricolpisce. Cioè, è praticamente. Zong! Allora, togliamo la spada possente, lo scudo al deposito e questo al deposito, così recuperiamo anche sta roba. 3 di erbe calante. Va bene. Meraviglioso. Risorse, cure. E non ci vuole altro. Allora. Perde Perdersi è molto semplice. Quindi. Due erbe piena, sento gente che spara. Guarda, guarda quanto ci credono loro. Allora. Va bene, dai, spara. No, non spari? Niente, vado io. Vai tu? Va bene, bravo, vado io. Ok. 100. Ehi là. Ah, ok, loro sono. Allora, qui si può. No, non scavalca. Corvetti? No. Drop. Anima di sconosciuto. Allora, io vorrei. Tranquilla quella lì come zona, vedo. Poca gente. Vabbè. Allora io scenderei da questo lato, facendo molta attenzione a sti stronzi con la lancia. Perché
Loro non mi hanno visto. Chi cazzo è? Perché stai venendo? Perché? Chi ti ha detto cosa? Rimani nel tuo. Stronzo. Lui si sta avvicinando. Lo puniamo. Va bene. Loro, fino a quando guardano il nulla, mi va benissimo. Butta la roba. Bravissimo. Ok. E via così. Ora non ricordo un gioco che sono. Ma perché, diciamo che... Ah! Che fa i suoni. Ma perché sono giochi, dai, rilassanti in base a come li approcci. Oddio, rilassanti. Cioè... Guarda quello come ride, guarda quello come... Come è felice. Però io prima vorrei combattere il tizietto qua con la lancia. Avvicinati, dai. No, si è girato. Stronzo. Rilassante non c'è niente. No, vabbè, infatti. Diciamo che... Nei Souls. Rilassante. Ancora! Ok, stavolta gli è andato. Ora tu, che fai tutti sti scherzetti, che sei tanto felice e contento perché stavi da questo lato. Ti è. Ah, ora non ridi più. Stronzo. Alzati. Boom. Giù così. Cappello. Mancava solo questo. Il cappello dell'ufficiale. Ora abbiamo tutto. Ma io posso metterlo il cappello? No, perché voglio fare una roba un po'... Scusate. Un po' fashion. Ciò è. Questo pezzo di gnocco che abbiamo qua. Ma voglio dire, ma... A parte che c'è stata la risata quando... Non so se è stato casuale, ma... No. Questa cosa io non l'ho... Guardalo! Non so se si vede qua il personaggio. Ride quando... Oh, che cosa incredibile. Aspetta, rimetti. Ti è soddisfatto. Tutto d'un pezzo. Ma è meraviglioso. Meraviglioso, va bene così, dai, io continuo col cappello a questo punto. Vado avanti, sto con il cappello, me ne fotto della tiara, del mana, me ne frego, cazzi. Vado avanti con il cappello. Allora. Ah! 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 Più o meno un'oretta fa avevo detto ancora... Ancora non sono morto in questa live, effettivamente. Questo penso possa essere decisamente il punto dove si schiatta. Non lo so, perché ho questa sensazione. Ma con molta calma adesso, perché questa è una zona terribile. Calma. Tre cazzo di cavalieri con gli occhi rossi. Tre, non uno, non due, tre. Tre. Già si sentono fiatare. No. T'è contento? Contento lui. Merda. È finita. È finì. Cazzo la freccia. Mo! No. No, allora. Panico. No! Disperazione, panico. Disperazione. Panico! No! 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 Questa cosa si fa. Via! No. Erba nuova. Tutta. Ok. Da sotto a un ponte sono uscito. Va bene. Entriamo, sti cazzi. Guardia, mettilo. Ok. Via. Boss. Da sotto un ponte. Come, ridi ancora? Ridi? Ah. Aia. Ora non ridi più, stronzo, eh? Ai.
Ecco. Os, il trapassatore. Ulla, 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 ulla. Mi è piaciuto. Ok. No! Ho esagerato, beh. Vabbè, il danno suo non è stato con guardia. Me lo potevo pure accollare. Vieni, dai. Ok. Ok. Attacca. Va bene. Va bene. Va bene. Ok, basta. Porca Eva. Ma veramente sono morto con il cazzo di trapassatore? Ma veramente? Ma cazzo. Cioè, di tutti i boss forse proprio con il trapassatore si poteva evitare di morire, però è capitato. Sti cazzi. Ma non con il trapassatore. Mi ha trapassato, letteralmente. Vabbè. Io la porta l'ho aperta, giusta? Ok, no, mi stava venendo... Mi era venuto un dubbio per un attimo. Però ho detto, vabbè, l'ho aperta, quindi va bene così. E dai, va bene, ci stava. Prima morte, almeno una volta si deve morire, dai, in una live. Cioè, se no non è una mia live. Quindi non me la sarei sentita come mia. Quindi va bene così. Sono felice comunque. Allora, tornando a prima. Ah, di nuovo la strada, vabbè. Ora vorrei evitare di morire prima, perché ci sono ben 28.000 anime in quella... in gioco, quindi evitiamo di fare cagate magari. Ok. Quello cosa fa? Sta spingendo i corvi, i barili, non l'ho capito. No. Ma ste frecce forse un pochino troppo male fanno? Può essere? Potrei anche colpirli, forse sì. Ok. Va bene. No. Brutto. Rotola. Ok. Ma se provassi ad ammazzarli, cavalieri, mi sa che è una stronzatona immensa. Anche solo l'idea è stupida. Guarda che ho perso le anime, guarda che ho perso tutte le anime, guarda che ho perso più o meno tutte le anime. Mamma mia, ma perché sta roba? Va bene, muoviamoci ora. Subito, andiamo e posizioniamoci con la guardia. Guardia e dentro. Devo farla un po' più relaxed. Sono stato troppo avido prima. Magari anche un colpo e via. Magari sì, anche un colpo e via, dai. Può starci. Del tipo così. E però che cazzo. Però dovremmo anche colpire il nemico. Che moveset di merda che hai. Ok. 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 Ma fino a quando mi lisci? No. Ok. No. Mi ha shottato? Mi ha shottato? Un attimo. Minchia di coso sotto carica. Ah va, porca miseria, non sto riuscendo a mettere. Ah, entra. Ok. Comunque, mi ha shottato. Ci sono rimasto malissimo.
sono rimasto di merda. Cioè, senza guardia ti sciotta. No, non facciamo ste stronzate. Era andata tanto bene questa live. Era andata così tanto bene questa minchia di live. Che dobbiamo fare? Era andata bene. La live era andata bene fino ad un certo punto. Oh, che palle che sei però. Forse è meglio ad una mano? Col boss? Che sono un tantino più veloce. Ma non lo so, ma onestamente non mi aspettavo mi sciottasse tutto qua. Ci ho rimasto abbastanza male. Devo essere onesto. Cioè, prima va bene, sono stato avido io. Sono stato stronzo io prima. Lo riconosco. Però sciottarmi. A sciottarmi. Dai. Cazzarola. Poi mi ricordo una cosa. Dai, porca Eva. Mi ricordo. Mi sembra di ricordare almeno. Che c'era modo di farsi aiutare da Yurt contro il boss. Non Yurt, scusate. Ho sbagliato proprio personaggio. Non era Yurt. Era... Era... Era un altro stronzone. E... Ma vogliamo provare a... Vediamo. Era dove c'era il Cavaliere della Torre. Ma se non mi ricordo male, serviva una chiave in teoria. Che non penso di aver recuperato. Per questo dico un po'... Mi sembra... Mi sembra stranuccio. Ma vediamo un attimo. Tanto... Qui non è che magari c'era qualche roba. No, non mi sembra. Oddio. Vuoi vedere che... Non penso. No, però 8 erbe e mezza. Va bene. No, io direi di tornare un attimino indietro. Che sta sfiatata? Che cos'è? No, calma, eh. Allora, si torna indietro. E... Io non ho recuperato... Oddio, sì, invece! Il mazzo di chiavi di prima! È per Yurt! Non Yurt! Non Yurt! Cazzo, non è Yurt! Non devo dire Yurt! Perché dico Yurt? Vabbè... Non è per Yurt! Qui? Qui, allora. Calma. Perché qua... Oltre che ad esserci sto signore poco gradito. Ok. Questa? Perfetto, sì. E qua sotto dovrebbe esserci il nostro amico. Il nostro vecchio e caro amico. Ma intanto apriamo. Non è che magari qua dentro c'è un altro stronzo. Voilà! Ok, intanto facciamo fuori lui per evitare qualsiasi terribile situazione. Chiave di ferro insanguinata. Alright. Anima di eroe famoso. Eccolo! Com'è? Chi va là? Chi va là? Verme per me. Yes. Sono Bjorn. Però non facciamo body shaming. Ah, Bjorn. Mi ringrazio. Prego. Meritate una generosa ricompensa. Ma non ho nulla. E che cazzo mi dici? Vi meritate una ricompensa, Bjorn? Ma per l'amor di Dio. Proseguite pure. Io dormirò. Si fa un sonnellino. Però questo discorso del sonnellino, questo mi ricorda un po' Sig su Dark Souls 3. Che ti fai un sonnellino? Fatti il sonnellino. Va bene.
chiave di ferro. Sì, perché diciamo che avere... ci dà un leggero vantaggio, ecco. Quindi mi va più che bene. Qui abbiamo questa stronzetta che vorrei anche eliminare io. Ok. Ah, beh, oddio. E questo? 30? Aspetta, stai calmo. Che per pesare 30 è qualcosa di molto importante. Questi? Anche troppo. E poi vediamo cosa c'è di pesante. Ma le erbe realmente sono pesanti. Cioè, perché poi infatti non ho niente realmente. Allora, io la roba dell'ufficiale la devo tenere ora. Perché gli oggetti... Ah, ce l'ho equipaggiato. Ok. Guanti neri via, questo è l'ufficiale, lo teniamo, abbiamo detto. Guanti delle tenebre via. Scarpe del mago le equipaggiate. Questo via, questo via. Questo è l'ufficiale, lo teniamo. E non posso prenderlo ancora, beh. Porca Eva! Famo una roba, togliamo per ora l'erba nuova. 9, va bene. Scudo a... Cioè tu mi stai dicendo che 30 di peso mi ha fatto cacciare via tutte ste robe per lo scudo a torre. Uno scudo, 30 di peso. Che cazzo è, scusate, cioè... Ma non è uno scudo, è una casa. Praticamente. Porca miseria. Ma non mi dici più niente, giusto? No, ok. Cosa buona è che ora Bior ci aiuterà contro quel disgraziato. Ma almeno fa da esca, più che altro. Cioè, dov'è? Di qua. No, non ti sei aggrato, vero? No, ok. Almeno fa da esca, quello, più che altro, sì. Allora, adesso, il piano sarebbe quello di... mazzo di chiavi dovrebbe aprire, se non mi sbaglio, stavo pensando a questo, questa porta? Che è quella, ok, ricordo... Che è quella che porta Iuria. E avendo tutto il set, in questo caso, dell'ufficiale, dovrei poterla liberare. Teoricamente. Teoricamente sì. Dovrebbe andare così più o meno. La facciamo anche abbastanza completa come run, dai. Metta ad una mano, perché in base a quella che è la zona... Combattere a due mani qui non sarebbe comodo. Ok. Perfetto. E via. Si sale di qua. Si va di qua. Questo lo prendiamo. Anima di soldato leggendario. Bella. Leggendario. Devo ricordare che devo mettere poi quel punto a magia. E qui è dove devo fare il trick. Anello dei maledetti. Anello di natura magica. Mi ricordo. Attira gli attacchi di tutti i nemici. E l'altro era quello di natura magica. Sì. Potenzia la memoria degli incantesimi. Ok. E qui si fa il trucchetto. Allora. Dov'è? Guardami, sono come te. Bravo. Quella. Giù, non ti sei stunnato? Che cosa bella.
Cosa meravigliosa. Non l'ha sentito praticamente. Va bene. Erba nuova. Ed eccola qui la signorina. Però non c'è altro, no? Dica. Santo cielo. Voi siete qui per salvarmi. Yes. Grazie. No, sto bene. No, sto bene. Va bene. Se riposo, riuscirò a camminare. Quindi non vuoi essere salvata, mi dici? Proseguite. Non desidero farvi da zavorra. Vero? Proseguite. Non desidero. Basta? Proseguite. Vabbè, torni al Nexus, ok. Va bene. Ok. Lasciamola nel suo. Allora. Adesso. Beh, adesso si torna semplicemente dal boss. Alla fine, questo era il... sin dall'inizio, il piano. Quindi... E dovrebbe esserci anche Bior a questo punto, sì. Allora... Voi non uscite sempre, beh? Ok. Non si sa mai. Saliamo. Qualcuno spara con le frecce? Che pezzaccio di merdaccia. Perché tra l'altro ci ho pensato, non potendo effettivamente utilizzare il catalizzatore nel momento in cui casta un incantesimo, la sua durata è praticamente dimezzata, quindi non... Guardia diventa pressoché inutile, cioè se no un colpo solo penso possa arrivare a coprire realmente. Quindi diciamo che si perde l'utilità. Ora attenzione qui. Non ci credo, ho perso tutte le anime. Porca Eva, porca Eva! Bello che ho detto attenzione qui. Il bello è che ho detto attenzione qui. Se ne sono andate 28.000 anime, che oddio, era un livello, giusto? Però è una questione di principio. Un livello, forse due. Vabbè, non è che... Onestamente. Ora, vorrei evitare però di perdere le altre. Cioè, magari, no? Gioco di merda. Ok. Io, vi giuro, userei quasi quasi guardia nel momento in cui devo semplicemente attraversare il ponte, perché è veramente stupida quella parte. Veramente stupida. Ok. Beh, peccato per le anime, però. Successo. Vabbè. Sti cazzi, non perdiamo queste 8.000, 9.000, quelle che erano almeno. Abbiamo un gruzzoletto piccolino da parte. Tie. Beh, non era necessario il backstab, questa violenza, dai. Erba calante, come cala. Via loro. Lui no. Ok. Ecco, intendevo ora. Però aspetta, non ci perdiamo. Oddio, è incredibile questa roba, comunque. È veramente incredibile. Cioè. Voi arcieri sono clamoro... Madonna, ma i danni! I danni! Ma che è? Ma che cosa sono sti danni? Posso? Ma avevo... perché avevo guardia ora. Sarei morto di nuovo. Ora solo perché avevo guardia. Sarei rimorto. Nuovamente. Vabbè. Cioè. Va bene così. Entriamo magari. Bior.
Grazie, amico. Non è che magari riesci a... Ok, a trarlo. No, quello no. Ok. Bior sta puntando me. Grande. Ok. No. Madonna, ero rimorto. Ero rimorto praticamente. Vabbè. Grande, grande cazzo, Bior. Grande Bior. Fenomeno. 43.000 anime, che se magari non avessi perso quelle di prima... Peccato. Anima demone d'argento. Mi vuoi parlare? Magari. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. D'altronde, come potrebbe un demone resistere a un vero cavaliere? Simpatico, ragazzo. Lo seguite ora. È stanco. Sarà la vecchiaia. E sarà. Oddio. Crollato. Ma mi posso unire a te in questo... questo sonnellino? Sì. Parla? Posso? Parliamo? No? Va bene. Ok. Si torna al Nexus. Come sempre. E tornando... Chi è? Ah, sempre io che rido. Ogni volta. Ok. Ah, intanto vorrei cercare la streghetta. Eccolo. Io... Siete pure un gran cacciatore di demoni. Ma temo non siate pronto. Il re è difeso dalle anime nere di grandi cavalieri e da un drago sputafuoco. Hanno sconfitto perfino me. Per questo ero finito in cella. Riconoscete i vostri limiti. Stiamo calmi adesso, ora, vabbè. Cioè, riconoscete. Dai, riconoscete i vostri limiti. Allora, dov'è la streghetta? Eccola. Salve di nuovo. Mi avete salvata da grandi tormenti. Da grandi tormenti. Mi duole non potervi ringraziare come vorrei. Ma se aveste anime di demoni, potrei insegnarvi la magia. Qualche animuccia. Però sono scure. E attirano il sospetto. Attirano il sospetto. Non preferite la magia del grande saggio Freyk? Ma mi viene un dubbio. Del tipo. Ma a parte voglio vedere se... Oh no! Beh, oddio, alla fine due scorregge. Arma di luce non può essere però... Non, la spaccossa non può essere infusa con nulla, quindi va bene così. E... Voi volete in per me sarebbe un onore insegnare uno come voi, ma... Ne siete certi? Sì, cazzo, sì, sì, sì. Cosa hai? Oddio, dipende però da quello che hai in effetti. Sete di anime. No, oddio, questo no. Maledici arma, incendio, tempo... Ma sai che in realtà non hai tutta sta gran... Slot di memoria, 3 slot, 2 slot. Ma stai fuori completamente come un vaso cinese. Ma che cosa... Ma sei folle completamente. No, sapete qual era la mia... Il mio dubbio. No, non c'è, ok. Non mi ricordo solo qua, sotto quali condizioni spuntasse Mefistofele. Non me lo ricordo. No, un vuoto. Vuoto di memoria.
La Maiden, la Maiden, eccola. Ogni volta me la perdo. Allora io direi, giusto, il punto a magia intanto. Allora usiamo le anime. Non nel deposito, usare, grazie. Toccate il demone. Beh, un bel po' sono. Uno solo a magia. Vediamo se. Anima Quattro perduta livelli? dal suo Quella. involucro partita. Che la forza sia concessa così che il mondo Vita. sia curato. Che il mondo sia curato. Io sì, farei onestamente due a vita e due ad energia in questo caso. Sì. Avete finito? Che la Va bene così. Ma non posso equipaggiare altro? Non temete. Thomas, amico mio. Aspetta. Questo via. Allora. No, che cazzo ho fatto? Ah, vabbè, giustamente non avevo nulla. Facciamo finta che prendo questo e la spia imperiale. E basta. Vediamo Avete un cuore d'oro. se me lo fa mettere. Me lo fa mettere, ma esteticamente è un obbrobrio. Non è che magari. Aspetta. Non temete. Che Avete un magari. cuore d'oro. Non lasciatelo. Addio, però è un pochino più. Quella del mago? Bentor, non temete. Quasi quasi mi sa che tengo questa. Quella del mago. Pesa semplicemente di più. No, vabbè, tengo sta roba e via, dai. Tengo questo, va bene. Mi devo ammazzare, giusto? Intanto ripariamo. Sfoggia. Ok. Torna vivo. Mi piace fare pari con E te. ci si ammazza. Ok. Ora effettivamente. Io cosa avevo detto prima? Devo mettere. Non me lo devo scordare, devo mettere solo quel punto a magia per poterlo usare in maniera effettiva. Cosa ho fatto? Non ho messo il punto a magia. Bene. Va bene. Ai 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 ai. Va bene. E ridi. Una cosa dovevo fare e non l'ho fatta. Va bene. Perché ho fatto il ragionamento. Posso mettere 4 punti. Ho messo 2 punti e 2 punti. Ma non pensando più che avrei dovuto mettere anche l'altro a magia effettivamente. Invece l'ho lisciato. Vabbè. La torre del re. Arcipietra del demone trapassatore. La torre del re, un tempo simbolo di Boletaria, è ora deturpata dagli sfregi lasciati dagli artigli dei draghi. È rimasto solo il vecchio re a contemplare la distruzione dal suo trono. Aia. Aiaiai. Brutta. Sempre se ride lui. Se ad esempio io avessi avuto a disposizione quel cazzo di punta magia, sti stronzi già potevo farli fuori con la. Con la magia, effettivamente. Però niente. Cippa. Tiè. E tiè.
Anima di soldato antico. Anima di soldato antico. Vedo quei tre stronzi. Cippe cioppe ciap in sottofondo qui in lontananza. Se vieni così uno alla volta, meraviglia. Vieni. No, che devi fare? Allora, ascoltami, eh. Ti è, soccombi. È bello tosto lui. Ok. E ok, e uno è andato. Sono loro due che mi preoccupano realmente. Cioè, 16.000? Però. Se ti avvicini mi fai un piacere enorme, però ti devi avvicinare. Oh, cazzo. Ecco, sta roba un pochino mi preoccupa. Almeno, proviamo a farlo venire in modo da... Questo c'ha un cazzo di scudo a torre. Devo andare di backstab con lui. Ma il danno? Ma il danno? Ma come sempre il danno? No, no, amico mio. Puttana Eva la freccia, ma non ho parole. Ma guarda quella stronza, ma veramente. Oh, signore. Eh sì, Evitiamo di perdere le anime che abbiamo appena raccolto, magari. Che stronzata. I danni comunque sono una roba atroce. Atroce. No! Atroce, cazzo. Ah, riprendiamo. Certo che pure lei con sto arco... A danni ci sa fare. Io userei questo nel dubbio. Non ci si arriva. Madonna mia! Ma veramente me lo dici? Posso? Non riesco a... Vorrei... Ok. E questo era il piano, però siccome non si girava mai... Ora torna. Non ce la si fa. Armatura danneggiata? In che senso, perdonami? Incredibile questa roba. Questa roba è dell'incredibile. Armatura danneggiata in tutto questo? Ma davvero? È là. Scudo a torre. Sei rimasta solo tu, lo sai, vero? Hai rotto tre quarti di cazzo, fatelo dire. Vai via, dai. Vai via. Ora effettivamente si può fare quello che prima non è stato fatto, quindi mettere quel merdaccia di punto a magia, effettivamente. Ora sì. Almeno. Allora. Torni a... E soprattutto a riparare l'equipaggiamento, perché a quanto pare, non lo so, questo con due colpi di stuzzicadenti mi ha distrutto. Quindi va bene. Ripariamo. Vabbè. Ok. Che fretta c'è? Che maleducazione! Quanto si è alterato! Allora, io usiamo le anime. Non ho trovato delle anime io. Eccole. 4.000, va bene. Punto a magia. Magari mettiamone due. Anima perduta dal suo involucro partita. Ma a sto punto. La forza sia concessa Potere. così che il mondo sia curato. Che il mondo sia curato. No, facciamo uno ed uno in questo caso, dai. Va bene così. Anima perduta. Sì. Di nuovo, Torre del Re. Ok. Allora, ora comunque sì, effettivamente si può usare sta cosa. Dai,
Voglio testarla un attimo. Nonque. Vabbè. Ha fatto proprio il contrario di quello che volevo fare comunque. Però va bene. Il contrario. Completamente il contrario. L'opposto. Usiamo questa, vabbè. Sti cazzi. Anzi, sai che ti dico, la metto direttamente qua. Dov'è? Eccola. In modo che nel caso utilizzo rapido e via. E... abbiamo cosa? Pietra degli occhi effimeri. Dai, ma vaffanculo veramente. Tacci tua. Allora, non mi ricordo la zona. Ecco. Madonna, questo però è terribile. Questo è terribile. Va bene. È andata bene, giusto, però schifosissima come situazione ad ogni modo. Sento i tizi con le frecce. Eccoli. C'è sto stronzo. Via subito. Non è morto con un colpo. Interessante, molto interessante. Erba nuova. Loto del soldato. Ullalalala. Ok. No. Va bene. Ah cazzo, su Demon Souls non esiste l'attacco. L'attacco in salto, giusto? Stavo per fare una cagata immensa. Che stronzata comunque questa. L'hanno implementato dopo. Vabbè. E... sopra che c'è? Cosa abbiamo qui? E non posso. Che cos'è? No, usa no, butta via. Scudo a torre, perché ce l'ho ancora nell'inventario lo scudo a torre? Boh. Ah, gambali. Praticamente... non vorrei dire una cazzata, ma forse ho tutto il set, quasi tutto. Boh. Aia. Ecco qua. Beh, ok. Bruce! Da dov'è che parte? Oh, merda. Ah, ma tra l'altro c'è il clown. Ok. Fino a quando lo fai fuori mi va benissimo. Qua non dovrebbe colpire? A pelo non dovrebbe colpire. Ma io non posso passare. Cazzo. Ma vaffanculo, veramente. Vai a fare in culo, guarda. Vai a fare in culo. Ah. Va bene. Data male. Data in tragedia. Non mi ricordavo cambiasse. Ce la posso fare. Cambiasse direzione. Ecco. Momento di panico. Invece si cambia direzione. Lo sputacchio del draghetto. Ma sarai stronzo, lo sai. Vediamo. Ok. Pezzo di pietra aguzza. E mo di nuovo lui.
Dai, con calma. No, brutto. Brutto. Perfetto, guarda, meraviglia. Meraviglia. Tiè. Erba piena. Al solito gli stronzi. Ok. Erba nuova. Loto del soldato. Erba piena. Oddio, tre erba piena. Bello. Ok. Ok. Due di erba nuova. E di nuovo qua. Allora. Allora. A quello muore easy. Perché brucia da solo, praticamente. Cioè. Però una domanda. Ecco. Ma se provassi ad ucciderlo? Però aspetta. Magari beccandolo. Non ho mana. Che bellezza. Ma quanto cazzo di mana usa? Non lo hitta. Eh no, perché sto cercando di capire se... Sì, ma andando a fare 37 di danno a botta, voglio dire. A capodanno si finisce. Non ora. Ok, via ora. Ma io in tutto questo non ho recuperato le anime. Ad ogni modo, ci ho pensato ora. Non le ho recuperate. No. Lui nel frattempo, porca Eva. Ma lui spara, capito? Nel frattempo, nel mentre viene abbrustolito, ha questo... questa capacità. Ok. Perché stavano qua le anime? Perché stavano lì le mortacci di anime? Vabbè, bene. Si percepisce che questa è una parte di merda? Perché penso si penso si stia percependo la cosa, va bene. Allora. Eppure qua, che ti pare che è finita la cosa? Ah no, oddio, forse qua non... Qua non rompe le palle? Qua non... Ah no, ok, qua non scagazza le palle. Va bene. Del cavaliere, spada del cavaliere. Oddio, ma quello è Bior. No. Lui così svampazza però. Leva. Questa è una shortcut, giusto? Shortcut che direi fa al caso nostro. Più che altro perché io volevo tornare al Nexus. Volevo tornare al Nexus perché ci siamo comunque. Cioè, oddio. Ci siamo nel senso che... Per questa si può chiudere, alla fine. Intanto... Ripariamo un attimo. Livello, quello che posso livellare. Anime? No. Intelligenza sì, più che altro perché veramente poco il mana.
Signori, signori, anche questa, anche ora, anche oggi, sono stati fatti dei progressi. Si è finita la Torre di Latria. Si è arrivati praticamente alla parte finale di Boletaria. E calcolando un po' queste tempistiche, direi che con la prossima parte si può chiudere con Demon Souls, effettivamente. Perché poi c'è la zona paludosa, in questo caso. Non ricordo mai il nome, era questo, dov'è? La Valle della Corruzione. E poi giù dall'Antico, direttamente. Sì. Va bene, i progressi ci sono stati. La prossima live a questo punto io penso magari non domani. Martedì 5, che tra l'altro corrisponde con Bace con il mio compleanno, quindi una live anche dal sapore diverso. E niente, ecco. E penso che martedì si possa andare direttamente con Resident Evil. L'uno, in questo caso. Giustamente, a seguire il tutto. Li vorrei portare in ordine cronologico, quindi in base... un ordine cronistorico, più che altro. Quindi sulla base di come sono organizzati realmente nel proseguio della storia. Questo basta. Per il resto ringrazio sempre chi entra in live, anche per poco, saluta, chi al di fuori della live supporta anche in maniera diversa, chi supporta tutto questo macello, questa disgrazia. Se viene apprezzato quello che uno fa, il segui è più che ben accettato. In ogni caso a me va anche bene l'idea stessa che possiate entrare a semplicemente salutare e ringraziare. E basta, quindi io voglio chiudere insieme a Bior però questa live. Quindi, a questo punto, dal vostro amichevole Fulmicotone di quartiere, da Bior che mi sta guardando un po' male in realtà, e da Demon Souls, è tutto. Alla prossima!